Branchini, Bovina, Tasini, Pasqualini, Quattrini, Maccaferri, Paone, Paggi, Marchesini. No, non è tornato. È al bar. Perfetto. Bene. Partiamo dal punto numero 1, approvazione verbale della seduta consiliare del 27 marzo 2018. Direi che eravate tutti presenti. E come sempre il verbale della seduta è la registrazione fedele. Chiedo se non ci sono interventi. Metto in votazione il punto numero 1. Chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, unanime. Punto numero 2. Organismi, individuazione di organismi collegiali indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 96, decreto legislativo 267 del 2000. Entra Marco Iacchetta. E questa è una delibera che dobbiamo, diciamo, è un adempimento di legge con la quale si individuano, appunto, come dice il titolo, gli organismi collegiali indispensabili. E parliamo della Commissione Giudici Popolari, Commissione Elettorale Comunale, Commissioni Consigliari Permanenti, che sono Affari Generali e Bilancio, Ambiente, Lavori Pubblici, Urbanistica, Sviluppo Economico e Agricoltura, e la terza, Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Sanità, Servizi Sociali, Culturali e Sportivi. Poi ci sono le consulte, quella del capoluogo e quella della frazione, e la Conferenza dei Capigruppo. Quindi diamo atto di identificare come organi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Castello d'Argine i seguenti organismi, quelli che vi ho appena elencato. Chiedo se ci sono richieste di chiarimenti su questo punto. Se non ci sono richieste, pongo in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, 11, 12, unanime. Passiamo al punto numero 3 e ne approfitto per ringraziare Cinzia Bovina, presente anche questa sera. Nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2018-2021. È decaduto, in quanto esauriti i 3 anni, il precedente revisore, Angela Opizzi, che ha dato il suo ultimo parere nel rendiconto che è in approvazione questa sera, e come da procedura identificata dalla norma, la prefettura ha sorteggiato il nuovo revisore. È stata sorteggiata una terna di nomi, primo, secondo e terzo. La numero uno si chiama Ricci Claudia ed è di Cesenatico e ha accettato l'incarico. Quindi la norma prevede che il Consiglio Comunale deliberi l'incarico al nuovo revisore e insieme all'incarico ne stabilisca anche il compenso, che come avete visto in delibera c'è un compenso annuo, una maggiorazione del 5%, insomma è tutto un calcolo previsto dalla norma che è stato descritto in delibera. E rispetto a prima l'ho trovato di voce un po' inferiore, perché poi abbiamo considerato, oggi lo si può fare, eventuali rimborsi viaggio per quando il revisore si recherà qui, e speriamo di vederla questa. E niente, quindi chiedo se ci sono richieste di chiarimenti su questo. La procedura, dicevo, è quella del sorteggio e viene effettuata in prefettura. Cinzia Bovina ha assistito. Se non ci sono richieste su questo punto, pongo in votazione il punto numero 3. Nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2018-2021. Chi è favorevole alzi la mano. 12. E vedo che è richiesta anche l'immediata esecutività, immagino, perché è opportuno che entri
entri subito in funzione dal 6 maggio, okay? Perché c'è il, per dare continuità, chi è favorevole per l'immediata esecutività alzi la mano, 12 unanime. Passiamo al punto numero 4, approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017, ed è, come dire, il punto importante, più importante, no, anche quello di prima era molto importante, però, il rendiconto di gestione. Avete ricevuto il materiale, abbiamo anche trattato il punto in commissione, io magari faccio una, così, un veloce riassunto, prendendo in mano la relazione della Giunta rendiconto 2017, poi dopo, insomma, se ci sono richieste di chiarimenti, abbiamo anche la ragioniera. E, diciamo, partendo, prendo in mano la relazione della Giunta, metto in evidenza, ovviamente no, però purtroppo, la situazione di, come dire, necessità di molta attenzione sulla spesa corrente, perché le entrate sono in questi anni quelle che sono, e lo vedremo meglio dopo, le poche entrate straordinarie. Il risultato finale del conto del bilancio, sapete, adesso è contraddistinto da due voci importanti, che sono il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo pluriennale vincolato, che è, come dire, da poco entrato in funzione, è lo strumento attraverso il quale, lo leggo, le spese sono rinviate all'anno o agli anni successivi sulla base del momento in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. E il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'anno 2017 diventa l'entrata nell'anno 2018. Quindi anche un impegno di spesa già preso, pensiamo per esempio alla nuova scuola di Mascherino, quello che si spende nell'anno prossimo entra, viene, come dire, fotografato come fondo pluriennale vincolato ed entra nel bilancio 2018 come entrata. E poi c'è il fondo crediti di dubbia esigibilità, questo è, come dire, lo vediamo da qualche anno, un altro strumento molto importante, ed è un accantonamento che garantisce l'ente da eventuali minori entrate dovute a difficoltà sulla riscossione delle medesime. Classico esempio sulla Tari, piuttosto che sul pagamento dei servizi, che oggi però sono in Unione, e quando, diciamo, una parte delle entrate sappiamo che sono difficilmente esigibili, cosiddetti insoluti, e quindi siamo obbligati ad accantonare delle risorse che facciano da salvagente in caso non si riescano poi a reperire queste risorse. Ok, allora, come premesso, quindi, l'avanzo di amministrazione, che è pari a 1.763.000 euro, detratto dell'FPV, del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, rimane di 1.084.000, ed è, avete visto, cioè, insomma, è riassunto nella parte iniziale, poi in modo approfondito successivamente, è composto dalla parte accantonata, dalla parte vincolata, dalla parte investimenti e dall'avanzo libero. Allora, la parte accantonata vale 437.000 euro. La parte più importante è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che vale 414.000 euro, non dico i decimali, dico solo i numeri più importanti, 355.000 sono accantonati, sono l'accantonamento dal 2016 e 58.000 sono stati aggiunti nel 2017. Poi ci sono 9.700 euro per l'applicazione del nuovo contratto dei dipendenti e 13.200 euro fondo indennità di fine mandato. Questi sono i 437.000 euro della parte accantonata. Poi c'è la parte vincolata, che vale oltre 500.000 euro. E qui c'è una parte che vale 321.000 euro, che sono i vincoli di legge. C'è l'anticipazione di cassa, decreto legge 35 del 2013, fu un'anticipazione che lo Stato ci diede per pagare i fornitori. In quegli anni, se vi ricordate, col patto di stabilità non riuscivamo a pagare i fornitori ed era un problema serio. Poi il governo ci diede questa possibilità, ad oggi vale 290.000 euro, ogni anno ovviamente ne restituiamo una parte. E poi ci sono il 10% delle alienazioni che vengono accantonate per estinzione anticipata mutuo, anche questo di legge, e valgono quasi 30.000 euro.
Infine abbiamo, diciamo così, liberi 114.000 euro sulla parte investimenti e ben 22.700 euro sulla parte corrente. Quindi un avanzo libero veramente basso, come abbiamo sempre avuto in tutti questi anni. E, vedete dopo, ovviamente, insomma, nelle varie relazioni sono espresse tutti i rispetti di tutti i vincoli, per esempio il pareggio di bilancio. Dirò qualcosa sul patrimonio. Ho messo il grafico delle entrate straordinarie che, come sempre, come è in questi anni, risultano di 133.000 euro, 123.000 euro contributi di costruzione, 10.000 euro convenzioni urbanistiche. Rimane questo un punto, come dire, dolente e molto importante, perché con poche entrate straordinarie si fanno pochi investimenti e poche manutenzioni straordinarie. In particolare possiamo pensare alla viabilità. Però questa è la situazione che in questi anni abbiamo. Abbiamo riportato il tema dei rifiuti perché abbiamo in corso, come sapete, la gara d'ambito, una gara che vale praticamente su quasi tutta la provincia di Bologna, la città metropolitana di Bologna, ad esclusione dei comuni che sono nel bacino Geovest. E siamo praticamente pronti con l'approvazione del piano d'ambito. Come vi ho detto altre volte, le gare su bacini molto ampi risultano estremamente complesse. La norma in questi anni è anche cambiata, per esempio il codice degli appalti piuttosto che altre normative, e per questo i tempi si sono allungati molto. Comunque noi cerchiamo di presidiare al meglio il possibile il percorso, e in questa situazione, come abbiamo detto nel consiglio precedente, ogni anno quando dobbiamo approvare il piano finanziario rifiuti è una grossa discussione con il gestore. Poi abbiamo citato, insomma, a titolo di esempio i lavori più importanti che sono stati fatti durante il 2017, e in particolare ne cito alcuni: la scuola primaria di Venezzano, che è in costruzione, e il progetto della scuola preliminare che è stato chiuso per il miglioramento della scuola del capoluogo, miglioramento sismico, e attualmente abbiamo chiuso finalmente la gara per... Abbiamo aperto le buste per l'aggiudicazione della progettista. Poi abbiamo fatto la riqualificazione della palestra di Venezzano con il credito sportivo. Abbiamo partecipato a un bando per la riqualificazione energetica del municipio. Poi quest'anno stiamo facendo in aggiunta la scuola media e la biblioteca. E, insomma, avete trovato un po' di riassunto. Poi ci sono poi i lavori fatti sulla viabilità e altri. Ecco, un punto importante che riguarda il patrimonio è quello delle reti del gas. Ne abbiamo un po' parlato anche in commissione. Vi ricordate la questione della gara sulle reti del gas che abbiamo fatto come comune, alla fine della quale abbiamo poi ottenuto un nuovo gestore dopo diversi contenziosi, tre al TAR più l'arbitrato con il gestore ex era. Rispetto alla gara, diciamo, nel patrimonio, a questo punto nel valore del patrimonio è inserito tutto il valore delle reti del gas ricalcolato utilizzando i criteri dell'arbitrato. L'arbitrato aveva dato un valore alle reti che noi dovevamo pagare a ERA, indennizzare a ERA per prenderle in proprietà. Tramite il nostro consulente abbiamo dato il valore anche alle altre reti, quelli che erano già nostre, utilizzando gli stessi criteri, parametri prezziari che ha usato l'arbitrato per dare il valore alle reti di ERA, e in questo modo abbiamo uniformato il valore delle reti. Il valore di queste reti risulta più elevato oggi rispetto a quello di prima, rispetto a quello che ha l'autorità, perché l'autorità ha il valore delle reti dei comuni. Alle nostre reti era stato dato un valore d'ufficio, mancando all'autorità, questo un po' di anni fa, i dati storici delle reti. Questo lavoro è importante perché noi, avendo oggi nel rendiconto, insomma, il valore a patrimonio, il valore delle reti, come stabilito dall'arbitrato, chiederemo a settembre, c'è un'apposita finestra all'autorità, di adeguare il valore che loro hanno a quello che abbiamo oggi rideterminato. È importante, ci proviamo, perché se loro accettassero il nuovo valore ne avremmo un beneficio di circa 25-30.000 euro all'anno sul canone annuo che prendiamo dal gestore. Un beneficio che andrebbe fino alla fine dell'affidamento, che è 2024.
e quindi, come dire, passa anche dal rendiconto questo lavoro qua. Poi l'altra parte la conoscete sulle reti del gas, e forse questo è l'anno buono. Abbiamo, rispetto alla restituzione dell'una tantum di 2,5 milioni preso dal gestore entrante, che abbiamo poi utilizzato per indennizzare il gestore uscente, abbiamo l'accordo con la stazione appaltante per mettere a carico questo una tantum a carico del gestore che vincerà la gara d'ambito. In questo modo noi rimarremo proprietari delle reti e avremo dopo il 2024 un'entrata, diciamo così, simile al canone che prendiamo oggi, che si chiama remunerazione del capitale, che la nuova normativa prevede per le reti in proprietà. Quindi se hai la proprietà ce l'hai, se no non ce l'hai. Ecco, e questa mi sembrava una cosa importante. Poi dopo, insomma, un po' di altre cose. Abbiamo fatto anche i lavori al teatro, quando abbiamo fatto i 110 anni. Abbiamo concluso il lavoro della fibra ottica collegando tutte le scuole, eccetera. In generale, insomma, abbiamo poi garantito tutto il mantenimento dei servizi. Sapete, abbiamo fatto anche un breve percorso, lo chiamo così, rispetto alla fusione dei comuni, poi quel percorso si è chiuso, l'ipotesi è stata accantonata, rimane comunque importante, come dire, il tema della governance, che oggi vede il comune avere rapporti e servizi conferiti all'Unione, avere i rapporti con la città metropolitana e con l'Agenzia regionale Acque e Rifiuti, che sono oggi fra l'altro gestiti sempre da sindaci. Va bene, poi insomma non mi dilungo poi nel dettaglio dei numeri, ovviamente nella relazione ci sono tutti approfonditi, voce per voce e le varie tipologie. Pagina 43 c'è anche l'indebitamento dell'ente col trend degli ultimi 3 anni. Nella pagina prima ci sono i residui e l'anzianità dei residui, insomma tutti dati molto importanti. Ecco, vedete a pagina 50, questo è importante, ci sono i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, sono una serie di parametri che la nostra ragioniera deve verificare e, come dire, nel nostro caso sono verificati. Poi ci sono gli organismi partecipati, ma che sono per noi ERA e l'EPIDA. È stato fatto notare dal consigliere Macaferri, ed è giusto ripeterlo, il tempo di pagamento, anche perché in certi anni è stato un problema serio per il nostro comune. Lo trovate nella relazione del revisore a pagina 25, e oggi sono mediamente 21 giorni i tempi di pagamento, sono 21 giorni che decorrono dal momento in cui protocolliamo la fattura al momento in cui paghiamo. Non è la stessa cosa che è stata detta l'altra sera in Unione, ma questo l'ho chiesto, insomma, quello che è scritto sulla nostra relazione è calcolato in questo modo, è il tempo di 21 giorni fra il momento in cui viene protocollata la fattura e il momento in cui viene pagato il fornitore. E qui. No. Quindi è, come dire, è un buon dato. Lo dico perché davvero un po' di anni fa eravamo in grandissima difficoltà. Dunque, sì, perché l'Unione calcola lo scostamento dal tempo di legge. Esatto, noi saremo sotto, siamo dentro, insomma. La fattura.
Va bene, comunque, ecco, poi dopo avete visto nelle relazioni, insomma, ovviamente tutti, anche nella relazione del revisore, cioè il rispetto delle spese del personale, il rispetto delle spese per autovetture, il rispetto degli incarichi, delle consulenze, insomma, eccetera, eccetera, tutte queste verifiche. Allora io per ora mi fermo qui, chiedo se ci sono richieste, osservazioni. Giuseppe Maccaferri. Sì, grazie. No, ho sentito che parlava, per quanto riguarda gli investimenti, parlava anche della riqualificazione energetica della scuola media, della sala polivalente, teatro, biblioteca. Ecco, ma a me risulta che sia opere di quest'anno, non dell'anno scorso. Infatti nell'elenco delle opere non ci sono, quindi volevo capire se ho capito male io o perché sono state citate. Insomma. Le ho citate perché mi è venuto spontaneo, nel senso che l'anno scorso abbiamo lavorato sul comune e quindi ho detto quest'anno agganciamo a questo il progetto che riguarda la scuola e la biblioteca, perché poi faremo magari, probabilmente un bando unico, solo per questo, però non c'entrano col 2017. Bene, se non c'è. Maria Tasini. Come è stato ricordato prima, abbiamo avuto modo di analizzare in commissione tutto il materiale che è stato fornito dall'amministrazione attraverso il lavoro del servizio finanziario in particolare, e mi associo a quanto il Presidente ha anche espresso in commissione, intanto un ringraziamento per il lavoro svolto, perché dal punto di vista tecnico credo che le normative degli ultimi anni, in particolare le continue evoluzioni, abbiano comportato un adeguamento non piccolo degli strumenti anche finanziari dell'ente. Direi che c'è materiale, come dire, e possibilità di collegare con tutte le varie tabelle che ci sono, pur nella complessità del tema, che ovviamente ha anche degli aspetti tecnici, che consente comunque in questo modo ai consiglieri di trarre delle considerazioni anche di tipo di programmazione rispetto, ovviamente stiamo trattando di un rendiconto che si chiude, ma ovviamente nel rendiconto si pongono anche le basi poi di un bilancio di previsione per i vincoli, anche se non altro, che venivano ricordati rispetto al nuovo sistema di contabilità, che a differenza del passato comporta un lavoro molto diverso rispetto a tutto il tema che è molto presente, è sempre stato molto presente nelle pubbliche amministrazioni, tutto il tema dei residui, no, se non altro. Quindi io penso che comunque nell'approvare il lavoro, sia sul piano politico che sul piano tecnico, vada rilevato che c'è per i consiglieri, non solo, insomma, strumento in questo materiale anche per impostare poi l'attività futura. Grazie Maria. Se non ci sono, Giuseppe Maccaferri. Sì, grazie Presidente. No, come fatto in commissione è doveroso farlo qui, un ringraziamento e complimenti al settore amministrativo, perché effettivamente 21 giorni di pagamento dalla data di registrazione delle fatture, protocollazione che sia, direi che è un ottimo dato e che dovrebbe aiutare e contribuire da parte dell'amministrazione pubblica al buon andamento e alla buona salute delle aziende che forniscono i servizi al comune. Rimango perplesso per quanto riguarda le differenti metodologie di misura di questo numero, anche perché lo troviamo in tutte le relazioni dei revisori, e quindi io mi aspettavo che fosse calcolato più o meno allo stesso modo. Anch'io avevo capito dalla nostra
responsabile del settore finanziario, che era dalla data di registrazione fatture, poi in Unione Reno Galliera mi ha detto ah ma no, è dalla data ufficiale di scadenza, e quindi io non ho insistito perché non è il mio mestiere, però io mi aspettavo, infatti, come ci ha confermato la signora Bovina, il dato che fosse dalla data di registrazione della fattura, che è un dato buono. Voglio approfittarne per ricordare che un comune piccolo come Argine paga 21 giorni da quando praticamente viene registrata la fattura. L'Unione Reno Galliera abbiamo visto che ha un andamento altalenante e ultimamente è a 19 giorni dopo i 30 giorni di scadenza. Quindi, per ricordare ancora una volta che non sempre grande è meglio e più efficiente, a volte invece sono i piccoli comuni a dare un bel esempio. Ricordo peraltro che proprio mesi fa su Rai 3, Regione Emilia-Romagna, venne citato il comune di Galliera come uno dei migliori comuni pagatori della provincia bolognese. Poi un altro dato che voglio sottolineare, un dato di carattere generale, è come questa convivenza del singoli comuni con l'Unione Reno Galliera renda molto difficile a noi consiglieri e immagino anche alla popolazione il controllo e la valutazione dei bilanci. Una cosa che è emersa nell'ultima commissione che abbiamo portato all'attenzione dei responsabili del sindaco e dei responsabili del settore finanziario, ad esempio, è il discorso del personale, che noi abbiamo in questa relazione della giunta i conteggi di quante persone stiamo pagando, però sono esclusi quelli che stiamo pagando ma che sono conferiti assieme ai servizi all'Unione Reno Galliera. E a nostro avviso sarebbe meglio invece, visto che li paghiamo noi, che fossero riportati nelle tabelle, nei conteggi giusti, il numero di persone che paghiamo totalmente, compresi quelli che sono all'ASP e quelli che sono in Unione Reno Galliera, in modo tale che uno possa fare delle valutazioni e delle comparazioni con gli anni precedenti. E quindi raccomandiamo per il prossimo futuro, se è possibile, di tenere conto di questa nostra osservazione. Un ultimo dato che voglio riportare, sempre per quanto riguarda il personale, voglio ricordare ai cittadini argilesi che attualmente abbiamo in organico in comune una ventina di dipendenti, di cui uno è non in organico e quindi un totale di 21, tolti quelli che sono invece in Unione Reno Galliera e attualmente all'ASP. E poi voglio in ultimo riportare l'attenzione dei colleghi consiglieri e dei cittadini su una tabella che troviamo a pagina 21 della relazione della Giunta, una tabella che noi troviamo particolarmente interessante, che mostra lo storico della pressione tributaria negli ultimi 4 anni di questa consigliatura e notiamo che a partire dall'anno 2014, rapportandoci a quello, abbiamo avuto un aumento del 14,2% della pressione tributaria, con un picco, con il salto molto, molto grande nel 2015, quando si ricorderà furono portate al massimo tutte le aliquote IRPEF e altre aliquote di cui il comune può disporre la percentuale. E ricordo ancora che questo fu fatto per cercare di creare un po' di riserva per poter pagare e estinguere dei mutui, e alla fine le cose sono andate che, a parte il mutuo delle lampade LED, che è un mutuo tutto sommato modesto, noi abbiamo avuto l'aumento del 14% della pressione tributaria e non abbiamo estinto alcun mutuo. E quindi abbiamo aggravato la pressione tributaria senza alla fine ottenere dei risultati concreti. Aggiunto a questo l'alienazione di diverse proprietà del comune che sono sempre servite a far cassa per riuscire a chiudere i bilanci. Quindi una situazione che direi non è molto rosea ed è al limite del sopportabile, diciamo, per chiudere i bilanci. Non ultimo ricordiamo che nel previsionale di quest'anno 2018 l'amministrazione ha deciso di rinviare 2 mutui proprio per riuscire a fare un po' di cassa per venire in soccorso alle esigenze.
cosa che è nelle sue facoltà, per carità, però ancora una volta stiamo praticamente rimandando ancora dei mutui alle generazioni e alle amministrazioni future. E, niente, ho concluso, grazie. Grazie. Allora, do alcune risposte. Sui tempi di pagamento dell'Unione dobbiamo tenere conto però di questo, che l'Unione, se avesse i trasferimenti, cioè, l'Unione ha molto spesso, insomma non spesso ma a volte, ha i comuni che trasferiscono all'Unione le risorse in ritardo, quindi in realtà allunga anche per questo i propri tempi di pagamento e facendo questo aiuta i comuni a tenere più corti i suoi. È stato detto anche in Consiglio dell'Unione che c'è per esempio il comune di San Pietro che è indietro di un milioncino. No, è stato detto di un'annualità, nella mia testa immagino che sia più o meno quella cifra. E quindi in realtà l'Unione... No, beh, un'annualità magari non è intera. Comunque questo era per dire che l'Unione in realtà ha sempre avuto dei tempi di pagamento più brevi dei comuni e quando i comuni hanno dei problemi allungano loro i tempi di trasferimento all'Unione e quindi è chiaro che l'Unione, come dire, insomma, si cerca, da questo punto di vista dà una mano, perché poi dopo c'è chi può pagare subito e quindi c'è invece chi prova ad aspettare. Anche noi a volte, quando abbiamo avuto in certi anni, chiedevamo di poter aspettare a trasferire i soldi all'Unione per pagare il fornitore. E se l'Unione aveva un po' di cassa, va bene, insomma, aspettava. Perché è giusto dirlo, insomma. Ecco. Condivido il tema della spesa di personale dell'Unione, cioè ci sono alcuni indicatori, per esempio quello sulla rigidità della spesa, c'è quell'indicatore che è spesa corrente diviso spesa di personale, è chiaro che mettere la spesa del solo personale comunale è un po' fuorviante, perché in realtà noi abbiamo la spesa all'interno del trasferimento che facciamo all'Unione, una parte è dedicata, la maggior parte è spesa di personale, che fra l'altro ci viene tenuto connesso perché teoricamente il comune potrebbe anche tornare indietro con qualche servizio conferito e a quel punto riprendersi il personale. Quindi la spesa in realtà del personale di ogni comune, pur avendolo conferito, rimane codificata, è riportata anche sui documenti. Quindi era questo, no, che ne abbiamo parlato in commissione. Effettivamente condivido che quell'indice non è l'unico, avrebbe molto più senso se fosse tenuto, se fosse fatto tenendo in considerazione la spesa del personale legata al comune d'Asile, trasferita in Unione e trasferita all'ASP, perché abbiamo fatto anche quel trasferimento di personale, perché è personale che continua comunque a valere nei conteggi dei limiti della Corte dei Conti per il rispetto delle spese di personale, eccetera. Sulla pressione tributaria in parte è così, in parte no, nel senso che noi abbiamo aumentato l'addizionale IRPEF e l'IMU. L'addizionale IRPEF è rimasta, l'IMU invece è stata tolta. Per cui per la parte dell'IMU che è stata tolta, come dire, la manovra è stata buona perché si è trasformata in trasferimento statale ed era un po' quello che, come dire, avevamo previsto. Cioè sapevamo potesse succedere, insomma, e mentre per l'addizionale IRPEF la paghiamo tutti. Quindi in realtà in questi anni l'addizionale IRPEF nel nostro comune è al massimo, e questo è assoluta verità. Poi ai cittadini è stata tolta l'IMU sulla prima casa, e quindi da quel punto di vista sono diminuite le tasse ai cittadini per quella parte. Poi che la situazione sia un po' critica dal punto di vista del bilancio, insomma, penso di averlo anche sempre detto in questi anni in modo abbastanza chiaro. Abbiamo un bilancio stretto, abbiamo un bilancio corrente, soprattutto quello corrente, che diciamo può dare un po' più di preoccupazione, con un debito importante che effettivamente in questi anni non abbiamo diminuito. Questo abbiamo ridotto al massimo l'aumento del debito, nel senso abbiamo fatto il mutuo nel 2016 importante della scuola di Mascherino, l'anno scorso non abbiamo fatto mutui, non prevediamo di farne nemmeno quest'anno.
in 9 anni è quasi l'unico, abbiamo fatto quello per ampliare il cimitero di Argine, poi abbiamo il credito sportivo, è un mutuo a tasso zero per riqualificare il centro raccolta rifiuti, è una cosa un po' diversa, cioè sì, viene pagato con la Tari e sta in quel mondo là, sì. Però come dire, sono anni, se guardate tutti gli anni della storia del comune, sono veramente, è una media molto molto estremamente bassa, ecco. In questo modo più o meno noi, la dico così, finiamo il mandato con un indebitamento più o meno uguale a quello che avevamo in partenza, più o meno il trend è questo, salvo come dire, accelerazioni da una parte e dall'altra, insomma. Mentre, cioè, e stessa cosa vale per le entrate straordinarie. Difatti sugli investimenti, al netto di ovviamente di quelli legati al terremoto o di bandi che cerchiamo sempre di, a cui cerchiamo sempre di accedere, gli investimenti che riusciamo a fare sono estremamente limitati, per cui le strade e sono limitati proprio perché, come dire, non facciamo dei mutui e non abbiamo entrate straordinarie, perché o per fare degli investimenti o ci si indebita oppure si hanno entrate straordinarie, che dalla crisi edilizia in poi questo comune ha smesso praticamente di avere. Per cui questa è la situazione ed è da gestire. Dopodiché si possono fare delle scelte molto nette, cioè uno potrebbe dire che di investimenti non se ne fa neanche uno, che le manutenzioni non se ne fa neanche una, eccetera, eccetera. Però penso che sarebbe una scelta, come dire, fino ad oggi non l'ho sentita proporre da nessuno, per utilizzare tutte quelle entrate che ci sono all'estinzione dei mutui, oppure cercando di trovare l'equilibrio migliore per fare comunque un po' di cose indispensabili, perché il patrimonio poi altrimenti se ne va, e allo stesso tempo tenere botta e non fare dei nuovi mutui. Facevo l'esempio delle strade, ma avremo anche per dire, per esempio, bisogno di ampliare il cimitero. L'ultimo ampliamento l'abbiamo fatto con un mutuo, cerchiamo di resistere, perché non è, trattandosi pur di mutui, in questo caso non grandi, cerchiamo di non farli. Bene, chiedo se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero 4. Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017, decreto legislativo 267 del 2000, chi è favorevole alzi la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chi è contrario, 1, 2, 3, 4, tu Cinzia ti fermi ancora un po', qui non c'è l'immediata esecutività, e passiamo quindi al punto numero 5. Procedura per annuncio che esco dall'aula. Ah sì, Marco Bovini esce dall'aula in quanto leggermente coinvolto. Procedura per intervenuta uso capione ultraventennale ex articolo 1158, eccetera, della proprietà comunale individuata al foglio 11 mappale 445 a favore del condominio Santa Cecilia, sito in via Vannoni 1, provvedimenti inerenti e conseguenti. Il consigliere Marco Bovini è uscito perché sua mamma abita in quel condominio, insomma, quindi ha un parente direttamente coinvolto. Allora, la questione l'avevo brevemente enunciata in commissione, riguarda appunto una richiesta che abbiamo avuto dal condominio Santa Cecilia, situato in via Vannoni 1, che ha chiesto che venga dichiarata l'intervenuta uso capione, si chiama così, a suo favore di un'area adiacente a detto condominio residenziale e identificata dall'Agenzia del Territorio, foglio 11, particella 445, di circa 100 metri quadrati. In breve, che cosa è successo? Un cittadino che abita lì di fianco ci ha chiesto di poter comprare quell'area.
A quel punto abbiamo imparato che era del comune, che non lo sapevamo. E abbiamo, se vi ricordate, poi fatto la nostra parte, quindi abbiamo, avendo avuto una richiesta, essendo quell'area noi assolutamente non l'abbiamo mai usata, quindi potendola, ritenendo di poterla alienare, l'abbiamo quotata e inserita nel DUP fra le schede di alienazione. A quel punto il condominio Santa Cecilia ci ha detto: no, voi non la vendete, io la uso, capisco. E abbiamo fatto tutte le verifiche interne e anche normative, insomma, con l'aiuto dell'avvocato. E dalle verifiche interne risulta, l'avete poi descritto in delibera, che no, il comune non ha mai utilizzato quell'area, che non ha mai fatto una manutenzione. Quell'area è stata recintata con un muretto nel 1971, quando è stato costruito quel condominio, e poi è rimasta lì, sempre utilizzata dal condominio, perché è direttamente collegata al giardino del condominio. Uno la vede da fuori e pensa che sia un'unica proprietà, come tutti abbiamo pensato passandoci davanti, ma alcuni condomini stessi non sapevano che quell'area non era del loro condominio. E la normativa prevede che in questi casi, e fra l'altro una normativa neanche abbastanza recente, prima di andare in causa ci sia questa chiamata in mediazione. C'è un ufficio preposto a Bologna, dove ci sono dei giudici, degli avvocati, e dove le due parti si incontrano. Abbiamo fatto un primo incontro, ci sono andato, in cui, come dire, ci siamo raccontati come stanno le cose e ci siamo... condominio appunto ha detto quello che ci chiedeva e per quali motivi, e quindi io, forte anche dell'esperienza negativa di un uso capione via Marconi, io sono diventato sindaco che ormai la causa era già in stato avanzato, ma che abbiamo perso, e per quella causa abbiamo anche dovuto risarcire tutte le spese legali, cioè abbiamo speso molto di più di quello che era il valore di quel piccolo pezzetto di terra di verde, che spendemmo intorno ai 14-15 mila euro. E, come dire, credo che dalle esperienze sia opportuno imparare. Se noi andiamo in causa, per gli elementi che abbiamo oggi, sappiamo che poi perdiamo. E quindi credo che valga la pena di prenderne atto. Questa è la situazione. La delibera praticamente, diciamo, propone di darmi mandato di, in quella sede, di accettare la loro richiesta di uso capione, e basta. Questa è. Ritengo che sia di buon senso accettarla, perché insomma non vorrei lasciare alla prossima amministrazione una cosa, esatto, che poi sono costi per la nostra comunità evitabili, perché a questo punto, alla luce delle verifiche, delle esperienze e della normativa, il destino è segnato. Ecco, chiedo se ci sono. Piero Paggi. Sì, grazie. Solo un chiarimento, perché non ho capito bene. Forse non ho capito bene. Se ho ben capito, questa cosa è emersa perché c'è stata una richiesta di un vicino che era interessato all'acquisto potenziale di questo terreno. Ma allora mi chiedo, un paio d'anni fa, se non ricordo male, era stato dato conferimento a un professionista per fare una mappatura delle proprietà comunali possibili oggetto di alienazione. E mi chiedo perché allora non venne fuori questo pezzettino di terreno. Sono cose diverse, adesso Cinzia, al limite se vuoi spiegarla meglio tu, ma sono argomenti diversi, nel senso che... l'hai detto in commissione, no? C'è stato un anno in cui, da quell'anno in poi, come dire, queste situazioni vengono situazioni come queste sono difficili da verificare, perché non stanno nel nostro patrimonio, e quindi non so come spiegarla, Cinzia, ti chiedo un aiuto. Praticamente le proprietà dell'ente sono state verificate alla data del 31/12/1996, quindi tutti gli immobili che erano di proprietà dell'ente non erano censiti, tra virgolette, non c'era un inventario, c'era la normativa ha individuato come la data del 31/12/1996 punto zero, quindi avevamo l'elenco dei beni immobili indisponibili, vedi le scuole dove erano ubicate, i cimiteri,
la sede municipale, ma cioè, tutte le aree di proprietà dell'ente, aree e immobili, cioè quindi beni, terreni, non c'era esattamente un elenco. È stato fatto una valutazione da parte dell'ufficio tecnico di allora con una delibera apposita che è stata la prima delibera che ha individuato i beni e è stato dato un valore indicativo di questi beni, ma senza elencare esattamente quali fossero i beni. Dal 1 gennaio 1997 invece abbiamo esattamente l'indicazione di dov'è ubicato un bene immobile, col foglio e insomma i dati anche riferiti che sono presenti all'Agenzia delle Entrate. Per cui diciamo è stato un elemento che chi andava a verificare il bene avrebbe dovuto sapere esattamente il foglio, il mappale e altro, e diventava un po' difficile insomma fare una verifica di questo tipo. Dal punto di vista amministrativo la verifica è stata fatta perché noi come ufficio ragioneria verifichiamo di anno in anno che tutto quello che versiamo di bonifica renana, anche perché è legato anche quello, corrisponda alle misure che sono state fatte nel catasto. Questo nel momento non in cui situazioni è stata fatta di questo tipo, probabilmente situazioni di questo tipo si trovano andando a riprendere tutte le vecchie convenzioni urbanistiche di quell'epoca e verificandole, però sì, è un lavoro molto molto lungo. Prego, prego. Però ce lo siamo chiesti anche io, però ho detto, ma come mai che non se, però... Il lavoro fatto un paio d'anni fa, quindi non comprendeva il controllo di queste aree. Cioè, non ho capito allora quel lavoro che fu fatto, a cosa portò. Quello, ma era una ricognizione delle aree pubbliche, adesso vado un po' a memoria, e che poi possono essere utilizzate in diversi modi, insomma, dalle sponsorizzazioni alla pubblicità, o possono essere valorizzate, però prendeva le aree già, come dire, probabilmente già, metteva insieme i dati che il Comune ha già, ma una situazione come questa non risulta in pratica, non risulta. Non ho una risposta, perché in effetti ci siamo trovati, io avevo vissuto in questi anni solo situazioni opposte, cioè di aree, non so, il parco gioco dietro casa mia che era ancora di proprietà di privati, no? Via Silone, piuttosto che, cioè, parchi pubblici, però in quel caso, come dire, erano i privati che ci chiedevano, riusciamo, proviamo a chiudere convenzioni urbanistiche vecchie di 10, 15, 20 anni, e alcune le abbiamo sistemate, insomma, prendendo in carico, non so, una strada che il Comune aveva già da 10, 15 anni. Avevo solo vissuto situazioni di questo tipo, ma non come questa. Sì, Giuseppe Macaferri. No, adesso al di là del fatto che insomma sembra incredibile che poi non siamo dentro l'amministrazione comunale, forse non ce ne rendiamo ben conto della difficoltà che può essere, però voglio dire, la bonifica renana fa pagare la tassa per i terreni, per le case, e loro attraverso il catasto risalgono chi è il proprietario, quindi il lavoro che fanno loro perché non lo può fare nel suo piccolo anche il comune, anche perché noi siamo un comune di un'estensione montana, da dire. In più voglio dire, c'è anche il discorso della bonifica, non risultava dai pagamenti di bonifica anche questo terreno. E comunque, in ogni caso, andata come è andata, speriamo che questa cosa serva adesso a imporci di fare il lavoro, perché non possiamo dire è difficile e continuiamo a non farlo. Andrà fatto, perché a un certo punto questa qui è una valorizzazione di 5.000 euro, ma potrebbero esserci altre valorizzazioni che comunque diventano un danno cospicuo per la comunità di Castello d'Agile. E all'osservazione fatta dal collega Paggi volevo aggiungere anche un'altra domanda, ma allora il condominio è stato costruito nel 71, quindi 20 anni probabilmente sono scaduti attorno al 91-92, che non era peraltro questa amministrazione. Però com'è stato possibile metterlo in
in scheda assieme agli altri elementi alienabili quando si sapeva già che era soggetto a questo uso campione? Che senso ha avuto metterlo nel DUP o considerarlo alienabile, quando in realtà questa cosa immagino che si sapesse già da abbastanza tempo che era soggetta a questa... No, l'osservazione è pertinente. E, diciamo così, in quel tempo l'ufficio tecnico aveva interpretato la norma come, diciamo, essendo un bene demaniale, e aveva, ci sono anche delle diciamo, questo passaggio normativo può risultare non chiaro agli esperti, aveva interpretato che essendo un bene demaniale non potesse essere uso capito, cioè non potesse essere esercitato l'uso capione, e quindi è stato messo come bene, è stato deciso di... E invece poi dopo abbiamo approfondito con la richiesta del condominio, abbiamo chiesto aiuto al legale ed effettivamente poi abbiamo trovato anche sentenze in cui in questi casi, pur essendo demaniale, può essere comunque uso capito perché esistono le condizioni di utilizzo, di più o meno una piccola recinzione, insomma una serie di condizioni che lo rendono uso capibile. Piero Pangi. Sull'ultima cosa che è stata detta, cioè è un terreno che risulta demaniale. No, perché qui nella delibera c'è scritto preso atto che l'area non rientra tra i beni facenti parte del demanio. È un errore di scrittura. Quindi... No, non rientra più perché nel momento in cui lo viene inserito come bene alienabile non è più, viene tolto dai beni demaniali. Però indipendentemente da quello e quindi dal fatto che uno dice ok, 20 anni scattano dal momento in cui io lo rendo disponibile, non è così. E invece uso capibile anche un bene demaniale. Comunque, cioè, un po' di anni fa so che è stata fatta una verifica con l'ufficio tecnico rispetto ai pagamenti della bonifica, però evidentemente qualcosa è scappato. Giuseppe, domanda, se non sbaglio quel terreno lì ha una possibilità edificatoria. Sì. Come? No, non credo. Ah, non è? Allora mi confondo con un altro. No, in quel caso chiedevo che fine faceva questa facoltà edificatoria. Bene. Sì, no, ma avete presente qual è? Se no c'è la perimetria. Sì. A vedere... Anch'io andai a vedere, dico, ed è, insomma, guardare le carte, quel muretto è stato fatto subito, non so perché. Sì, sai, non so, non ero ancora nato. Va bene, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero, siamo al punto numero 5, procedura per intervenuta uso capione ultraventennale. Chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chi si astiene? 1, 2, 3, 4. Perfetto, ne mancava Marco Bovina. Bene, Marco Bovina, ah no, è lì. Marco Bovina può rientrare. Non è immediatamente eseguibile, no. Punto numero 6. Modifica sezione operativa parte seconda della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2018-2020. Allora, ecco, la modifica che si propone alla sezione operativa del DUP è proprio quella del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare. In particolare le schede che vengono modificate sono due. Una è quella di cui abbiamo appena parlato, che viene stralciata, che viene tolta. L'altra invece è la scheda numero 3, che è quella di quella piccola porzione di terreno di 510 metri quadrati circa, sita in via Mattei, per la quale viene rideterminato il valore. Se vi ricordate avevamo
mi pare tu Piero avevi fatto proprio una domanda, in effetti il valore che la tabella, diciamo il valore, il parametro tabellare che era stato usato era, non era coerente con quelli usati per valorizzare le altre aree, era un po' vecchio quando i valori erano più alti, quindi in pratica è stato adeguato e il valore di quell'area è stato rideterminato in euro 32.130. Questa è, diciamo, la modifica al DUP. E c'è anche una variazione al bilancio, che in realtà è solo uno spostamento, nel senso che adesso la prendo. Andate a finire. E una variazione al bilancio, sì. Allora, la variazione del bilancio è da una parte, appunto, sull'alienazione c'è una diminuzione di meno 12.870 euro che è legata alla nuova valorizzazione di quell'area, e quindi un importo è più basso e quindi si dà atto che la previsione di bilancio ovviamente diminuisce. E poi c'è anche la parte, la scheda che viene stralciata, che ovviamente non c'è più. E poi dopo ci sono invece nella parte corrente un po' di spostamenti fra capitoli, niente di grosso, nel senso che la voce più grossa è rimborso servizi per la riscossione coattiva in 5.000 euro in entrata e in uscita, e poi ci sono un po' di spostamenti, non so, gestione canile meno 1.500 euro, gestione caldaia cipato più 2.000, spese diverse unione più 1.500. Quindi un po' di, insomma, sono tutte voci abbastanza che si bilanciano fra maggiori e minori spese. In tutto sono 7-8 voci. E la spesa dell'Unione, Cinzia, è quella legata alle tende della scuola. Ah no, scusate, è legata al viaggio che ci sarà fra poco a Mauthausen, che noi paghiamo, guarda Tiziana, paghiamo a 6 ragazzi, ne abbiamo aggiunti 2, vero, quest'anno? 1-2 in più rispetto allo scorso, il viaggio che l'ANED organizza al campo di Mauthausen, ragazzi della scuola media. Loro fanno un concorso letterario e i primi 6 vincono il viaggio. 2 per classe, esatto. Questa è una cosa importante. Chiedo se ci sono domande su questo, Giuseppe Macafer. Sì, non sono riuscito l'altra sera a spiegare ai miei colleghi, nonostante fosse in commissione, dove sono finiti i 5.000 della scheda che è stata eliminata, perché i 12.008 che vediamo in meno sono esattamente la differenza fra i 45.000 dell'area di Enrico Mattei con la valorizzazione attuale. Non ci sono perché... Non c'erano già nel bilancio? Non erano già stati inseriti nella variazione che era stata fatta con la variazione al DUP del 15 di febbraio. Non erano proprio stati inseriti perché c'era già in giro, diciamo, questa situazione, di conseguenza lo stanziamento non era stato aggiornato, cioè per cui si aspettava un po' come andava a finire il tutto. Ecco. No, è stata tolta quella, è stata tolta, sì, è stata tolta, sì. Prego, prego. Se posso, un'altra domanda riguarda le valorizzazioni delle cose che andiamo ad alienare, che già l'altra volta facemmo una domanda a cui ci fu risposto che i calcoli venivano fatti in base alle tabelle, ai numeri adeguati, però lei stesso stasera ci ha confermato che quella valorizzazione lì di Enrico Mattei fu fatta con un numero sbagliato, o perlomeno non attuale, diciamo. Ecco. Però ancora noi c'è qualcosa che non torna, perché l'attuale valore che è stato dato porta un valore a metro quadro di 62 euro circa, mentre invece la valorizzazione che è stata appena alienata là in via del Fabbro, così, siamo a 72. Ora, non si capisce perché la stessa tipologia di area con più o meno la stessa classificazione, eccetera,
debba avere delle valorizzazioni così diverse. Fra l'altro eravamo partiti da 1,88, era già stata andata a deserto un'asta, uno non può ribandire allo stesso valore, deve ribassare, capisco, ma perché passare da 88 direttamente a 62? Non si poteva valorizzare a 72 euro al metro quadro come si fece per l'area di Via del Fabbro? Potrebbe, poi lo chiedo all'ingegnere, ma potrebbe essere, in Via del Fabbro era tutto urbanizzata e qui c'è anche del verde. Il verde ha un valore un po' inferiore, qui c'è una parte urbanizzata e una parte con delle erbe, dei cespugli, mentre là era tutto urbanizzata, potrebbe anche dipendere da questo, però questo incide. Se posso anche un altro dettaglio, alienando quella parte lì, in quell'area lì poi la zona parcheggi salta completamente o rimane, perché se ricordo bene c'è tutto quel parcheggio grande sotto l'antenna dei telefoni, che è dove c'è il mini Prix. Sì, però sì. Da quella parte là di Via Enrico Mattei, quindi praticamente dalla parte opposta, sì. Della come si chiama quella ditta lì, la PVG, no, la ex Guaber, la Guaber, esatto, di là non c'è solo c'è la un strada. Parcheggio c'è un parcheggio, c'è un parcheggio anche da quel, diciamo, esatto, esattamente dall'altra parte, nel pezzo parallelo al parcheggio grande dove c'è l'antenna, c'è un parcheggio anche di là. E poi lì le macchine possono anche parcheggiare lungo tutta Via Mattei, vuol dire. Quindi rimarrebbe la facoltà. Oggi quel parcheggio qui, oggetto della scheda, è utilizzato da quella nuova azienda, la PVG, che è venuta un paio di anni fa. E lo usano i suoi dipendenti, in realtà, a tutti gli effetti, perché lavorano lì. E quindi l'interesse da parte dell'azienda potrebbe essere quello di, l'unico interesse che possano avere, perché già lo usano e la possono usare, di prenderla per, come dire, modificarla e aggiungere un po' di parcheggi. Se non ci sono altre richieste, pongo in votazione il punto numero 6. Modifica sezione operativa, parte seconda della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020. Variazione al bilancio di previsioni finanziarie 2018-2020, adempimenti da renti conseguenti. Chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi è contrario? 2, 3. Serena, tu? Chi si astiene? Ok, allora, tre contrari e un astenuto, se Marchesini si astiene. Barfelli, Paone. Allora, punto numero 7. I prossimi due punti, devo dire, per i quali trovo certe difficoltà di lettura, quantomeno, comunque, riguardano il contratto di sindacato. 3 anni fa, se vi ricordate, chiamai l'allora nostro rappresentante nel consiglio d'amministrazione di ERA. Quest'anno non ho chiamato nessuno, ma la delibera è esattamente, praticamente è uguale a quella di 3 anni fa. La prima, la seconda si aggiunge. La prima delibera è l'approvazione del contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari tra i soci pubblici di ERA SPA. In pratica, con questa delibera va i soci pubblici, che per essere chiamati così devono prendere degli impegni, si impegnano a tenere bloccate, poi noi ne abbiamo poche, non se avete visto le schede, e una parte delle azioni che detengono, e questo a garanzia del fatto che le azioni detenute dal pubblico non scendono sotto il 38%. Che è la percentuale che garantisce che nessuno possa fare la cosiddetta scalata e che anche garantisce che nessun altro possa modificare lo statuto, perché con un meccanismo che fu introdotto, si chiama voto maggiorato, come dire, detenere quelle quote significa avere questa garanzia. E quindi adesso i meccanismi sono abbastanza complicati, però io sintetizzo in modo estremo, i soci pubblici fanno, come dire,
si mettono insieme nel patto di sindacato e si impegnano rispetto alle decisioni importanti che riguardano le nomine piuttosto che la modifica dello statuto, anche a prendere decisioni insieme. Uno non può decidere diversamente dagli altri da solo, e soprattutto si impegnano a tenere vincolate una parte delle loro azioni. Poi noi sapete, come comune di Castello d'Argile, abbiamo 6.050 azioni, quindi siamo poco rilevanti da questo punto di vista. Poi facciamo tanto rumore lo stesso. Non so, ho sintetizzato molto, lo so, però... Comunque la delibera è la stessa di 3 anni fa, praticamente. Venne allora Forte Clò, se vi ricordate. Poi possiamo fare 1000 commenti, insomma, ovviamente. Di fatto, se noi non prendessimo questa delibera, il mondo e il mondo di era non cambierebbe. Preferiamo stare con gli altri comuni. E anche quest'anno posso dire, in funzione del patto di secondo livello, che è la delibera successiva, che dà, diciamo, ai soci minori del bolognese un po' più di strumenti. No, se volete posso anticipare anche diciamo, il patto di secondo livello che viene dopo e che riguarda i 34 comuni soci minori del bolognese. E, in particolare decide, scrive, che la nomina del nostro rappresentante nel Consiglio di amministrazione può essere fatta solo da noi, mentre fino ad oggi, per esempio, Forte Clò fu condiviso e, come dire, in pratica nominato dai soci minori, quindi da noi e dagli altri comuni della provincia, e devo dire che ci diede anche una grossa mano, perché eravamo negli anni del contenzioso e dei ricorsi al TAR sul tema della rete del gas. Devo dire che lui, dentro CDA di Era, ci ha dato una grossa mano. E l'ultimo nostro rappresentante invece è stato nominato da Merola, perché c'erano delle discussioni fra i comuni soci minori, e non si è trovata la quadra nei tempi ragionevoli e Merola ha deciso lui. Certo, e si può farlo, e l'ha fatto. Con il patto di secondo livello invece non potrà più farlo. Se avete letto, è scritto che quando ci si trova per votare, per condividere, no, per votare il rappresentante dei comuni, dei soci minori, e il comune di Bologna non vota. Proprio questo è espressamente dichiarato questo. Questo è il secondo punto. Sono ovviamente legati, non si può. Però ecco, questo può, come dire, va bene, è una cosa in più che fino ad oggi non abbiamo avuto e che, per esempio, nell'ultimo episodio ci ha sicuramente penalizzato. Prego, Giuseppe Macaffè. Domanda, adesso non voglio far perdere troppo tempo al Consiglio, ma abbiamo detto che c'è una quota del 38% che è in mano agli enti locali, che dovrebbe, diciamo, chiudere in cassaforte la società e il suo statuto. E i soci di minoranza, cioè i comuni, sono in un patto di sindacato, per cui non è che possono votare come ognuno pare a lui, ma ci sarà un voto di questi soci minoritari. Se un comune rimane... Voto sulla vendita delle azioni? Come? Intendi sulla vendita delle azioni? No, o in generale? Sulle deliberazioni generali dell'assemblea dei soci, no? Che diciamo, possono sulla decidere... modifica dello statuto, sulla modifica nomina dello statuto, o del presidente, provvedimenti. Su alcune cose importanti, sì. Per esempio, fare una modifica allo statuto in cui questo 38 viene cambiato e portato a un altro numero, per esempio. Ecco, se un comune rimane fuori da questo patto di sindacato, poi, nonostante detenga una percentuale, diciamo, pubblica di queste quote, fa comunella con dei privati e riescono ad andare oltre questo diciamo zoccolo duro, e non è a rischio la società, voglio dire? Sì, cioè, infatti il patto no, è così, cioè il patto di sindacato serve proprio ad evitare che questo, vada... ad evitare questo. Se vi ricordate, poi un paio di anni fa c'è stata anche una forte discussione per appunto questo tema, no? Perché c'è chi comincia a pensare, anche fra i soci pubblici,
che forse non ha più senso questa roba qui e che forse si può dire liberi tutti, i comuni vendano pure, facciano investimenti, c'è anche chi comincia a pensare in questo modo. Ecco. Il patto di sindacato invece ancora serve a questo, a garantire invece che questo non possa avvenire. Poi il limite alle... Esatto. Poi ci sono i meccanismi per cui chi vende, per esempio, oltre 10.000 azioni deve, attraverso il patto di sindacato, esatto, oppure può venderle ad altri enti pubblici. Allora in quel momento, in quel punto, quello non cambia nulla, insomma, un po'. Mentre il patto di secondo livello è nuovo. Prego, Giuseppe Maccaferri. Comunque, se finalmente quest'anno andrà in porto la gara d'ambito per i rifiuti urbani, idrici, eccetera, potrebbe non vincere ERA, a quel punto bisognerà che il nostro comune e anche gli altri si pongano una serie di domande. Il perché tenere in piedi ancora questa cosa e perché parteciparvi, perché un conto se è la tua partecipata che ti fa questo servizio, un conto invece se ormai è un SPA come ERA, che ha come obiettivo primario quello di fare utili per i soci, e a quel punto non si capisce perché noi dobbiamo rimanere dentro, insomma. Sì, sì, credo che questa sarà anche una discussione, diciamo, proprio politica principale per i prossimi anni, distinguendo, perché una cosa è la raccolta dei rifiuti, una cosa è la gestione del servizio idrico e un'altra cosa è la gestione delle reti del gas. Sono proprio servizi diversi, con normative diverse, e anche con, per esempio, sul servizio idrico gli investimenti sono molti ordini di grandezza più elevati che sul servizio rifiuti. No? Servizio rifiuti, la parte grossa la fa chi ha la proprietà degli impianti, ma quelli rimangono fuori dalle nostre gare. Le nostre gare servono solo a aggiudicare il servizio di raccolta e di spazzamento e in quota parte anche di, diciamo, prima la selezione della raccolta differenziata, però poi chi ha gli impianti può essere o non essere chi raccoglie i rifiuti. Però sicuramente questo, oggi fra l'altro abbiamo diversi modelli, almeno sulla raccolta dei rifiuti noi abbiamo le multi-utility grandi, ERA, SPA, IREN, SPA, IREN è praticamente la parte di Parma, Piacenza e poi fa anche Milano, Torino, mi ricordo me, Torino. Oppure abbiamo dei gestori più piccoli come AIMAG, come Geovest, ma ce ne sono anche altri. Alcuni sono in house, altri sono con un socio privato che ne ha. Adesso, per esempio, Geovest ha al 20% un socio privato. Poi abbiamo avuto dall'inizio di quest'anno Forlì, che ha fatto la società in house e che dal 1 gennaio gestisce con la propria società in house la raccolta dei rifiuti. Quindi questo panorama apre, come dire, poi passando gli anni tutti vedono come va, come non va, eccetera. Credo che queste saranno, anche perché sono tutti servizi che se non sono in house devono andare a gara. Questo non ci piove. Credo di poterlo già dire, penso di sì. La gara di Parma, nel senso che credo che sia già ufficiale, la gara di Parma ha avuto due offerte. Quindi, perché c'era questa attesa, no? Chi fa l'offerta? Solo il gestore. Invece c'è anche sono poche, però sono sì. Ovviamente possono, su bacini molto grandi, concorrere solo grandi gestori, grandi società. Credo che sia una società spagnola quella che ha fatto la seconda offerta, che ha delle sedi anche qua da noi. Però. Ma anche sul servizio idrico mi dicono che quando si va a gara si muove l'interesse di altre grandi società. Sì, Piero, Paggi. Curiosità su un argomento che vede il nostro sindaco molto ferrato. Quale ambito minimo è previsto per gestire i servizi in house come ha fatto Forlì?
C'è un ambito minimo di popolazione, di territorialità? Direi che non c'è un ambito minimo definito dalla legge. Direi che non c'è. Gli ostacoli sono più, più che di ottimizzazione, cioè mettere in piedi una società pubblica, cioè oggi come dire, la normativa spinge a dismettere e a uscire dalla società, e quello diventa un processo invece inverso, che ancora dalla normativa quadro non è tanto contemplato, no? La norma spinge per... Tant'è che Forlì ha utilizzato una società che aveva già, che poi sarà stata modificata, potenziata, però un comune del Forlivese da solo non avrebbe mai potuto farlo, no? Cioè, come dire, Imola lo potrebbe fare col Konami, che fra l'altro, se avete visto, è uno dei maggiori azionisti di ERA, perché è una società già con un bel patrimonio, che gestisce le reti del gas, è molto strutturata, con personale, che se chiede un prestito. Per esempio la società di Forlì ha avuto, non so se l'avete visto sui giornali, ha avuto un problema con le banche, nel senso che ha fatto, non so, un bando per avere i soldi che gli servono per partire con gli investimenti, con le cose, eccetera, e diciamo, le banche hanno detto no. Adesso, ovviamente, insomma, lo rifà, devo dare maggiori garanzie. Ci sono forse probabilmente ci sono questi problemi complessi e un po' difficili ad oggi. E poi i bacini, no, non ci sono delle dimensioni minime di legge, anche se c'è la legge regionale, per esempio, che sui rifiuti non ha detto i bacini non si possono rimpicciolire, però ha detto che si possono ingrandire e che per rimpicciolirli ci sono tutta una serie di requisiti molto complicati. Sulle reti del gas ci fu un decreto del governo, allora Lega Forza Italia, che li ha definite dal ministero, un decreto ha definito i bacini sulle reti del gas, punto. Sui bacini della gestione idrica invece sono anch'essi già definiti in realtà, anche se ci sono a volte richieste di modificarli magari sulla base dei bacini naturali, i famosi bacini degli spartiacque, perché oggi non rispecchiano quelli. Per esempio noi sull'idrico scadiamo nel 2021, il bacino bolognese scade nel 2021. Io difatti sto già chiedendo, bisognerebbe cominciare a lavorare, se no facciamo la fine dell'altra gara per prepararsi al 2021. Però non ci sono, insomma, sui rifiuti c'è questa legge regionale, ma in realtà rende difficile fare un bacino più piccolo di quello che esiste già per un territorio, ma non dice che non si può. Va bene, se non ci sono altri interventi. Qui vedo anche l'immediata esecutività, Cinzia, perché c'è un... Perché dopo non puoi fare la seconda. No, c'è una scadenza. Ah sì, 30 di aprile. Bene, allora poi solo la prima. Bene, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione punto numero 7, approvazione del contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari tra i soci pubblici di ERA SPA. Chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi si astiene? 1, 2, 3, 4. E la scadenza è il 30 aprile, quindi votiamo anche per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi si astiene? 1, 2, 3, 4. Passiamo al punto numero 8, che è invece l'approvazione del contratto di sindacato dei soci pubblici di ERA SPA dell'area di Bologna. Ecco, come vi dicevo prima, questo è un patto di sindacato nuovo che riguarda i 34 comuni soci minori, i quali, come dire, si impegnano a vedersi e a discutere in anticipo se ci sono delle decisioni da prendere in assemblea dei soci, in particolare sui temi importanti, si impegnano a coordinarsi se qualcuno vuole vendere delle azioni, ma io credo che il punto più importante sia quello in cui, come dire, si dice che sulla nomina del nostro rappresentante il Comune di Bologna non si può esprimere, ma siamo noi a nominarlo.
Se non ci sono richieste, pongo in votazione il punto numero 8, approvazione del contratto di sindacato dei soci pubblici di ERA nell'area di Bologna. Chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi si astiene? 1, 2, 3, 4. Bene, siamo arrivati all'ultimo punto delle comunicazioni. Io ne ho una, anzi due, scusate che non siete stati avvisati, avete trovato la porta davanti chiusa e siete entrati dal retro. Praticamente, se avete visto, era parte del lavoro di ristrutturazione dei locali qua dietro, è stata messa sul marciapiede il percorso per gli ipovedenti. Quindi l'hanno messo oggi, ha bisogno di un giorno di asciugatura per incollarsi, e essendo che domani è festa, insomma, va bene, l'hanno messo oggi per quello. Volevo invece dirvi, per il 25 aprile, domani, penso l'abbiate già visto, insomma è arrivata anche la comunicazione, il programma, 73° anniversario della liberazione, il programma prevede la Santa Messa per i caduti alle 9, poi in Piazza Gadani alle 9.45, deposizione dell'omaggio floreale al monumento e gli interventi, il mio, e abbiamo invitato Margherita Asta, familiare di vittime innocenti di mafia, familiare delle vittime della strage di Pizzolungo, che era venuta quando abbiamo intitolato la sala polifunzionale. Poi in Piazza Mascherino alle 10.30 e poi il corteo ai Cippi. Poi nel programma trovate anche la parte, diciamo, del casone partigiano, che è il pomeriggio. Bene, chiedo se ci sono altre comunicazioni. Se non ci sono altre comunicazioni, ringrazio tutti gli intervenuti. Ringrazio Cinzia Bovina per la sua presenza importante e anche il pubblico. Buona serata a tutti, anzi buonanotte.